già finito. Dico. Grazie. Grazie. Allora la Costituzione. La Costituzione italiana. Volevo prima di cominciare fare un ringraziamento doveroso perché è davvero una serata specialissima, ma proprio bella, che è un regalo, insomma, di stare insieme, entrare nella casa di tutti gli italiani. Ora magari dico quelle cose un po' dolci che poi se non le dico dice perché non l'ho detto, ma insomma, quelle cose affettuose. E volevo ringraziare, insomma, il fatto che è un desiderio, così, il fatto di desiderare queste cose è una cosa bella. Allora in questa settimana di Natale volevo ringraziare il fatto di che mi hanno dato la possibilità di entrare piano piano nelle case di ognuno, manifestare il mio affetto, sento che me l'avete manifestato a me, ringraziare tutti gli italiani in questo momento, i vertici della RAI che hanno dato la possibilità di questa serata davvero specialissima, ma bella bella, su un argomento che più bello non si può, quindi ringraziare il presidente e il direttore generale della RAI che sono stati veramente gentilissimi e mi hanno detto quando li ho ringraziati non devi ringraziare noi, devi ringraziare una persona che insomma conta molto più di noi e come sapete mi hanno portato dal Presidente della Repubblica, l'ha reso pubblico, insomma abbiamo visto dal Presidente Napolitano che ci ha ricevuto, che saluto con affetto, con grande cordialità e affetto, ma lui stesso quando siamo andati da lui ho detto grazie Presidente, mi ha detto ma non deve ringraziare me, ha detto deve ringraziare una persona che conta molto più di me, ho detto chi è che conta più di lei, non ci credete ma è la verità, ha telefonato al Papa. Mi ha detto, dico, ma come il Papa? Dice, perché c'entra anche la Chiesa con la Costituzione. Mi ha detto, guarda, se vuoi salutare, mi ha detto, sapeva che eri qua, Sua Santità, se lo vuoi salutare. Io un pochino, diciamo, ero un po' timoroso, non ci credevo, pensavo su uno scherzo. Ho parlato, era proprio il Papa. Ho detto, ma Santità, dico, ma come? Mi sono un po' emozionato. Ho detto, ma io la ringrazio. Lui mi ha detto, non deve ringraziare me, deve ringraziare una persona che conta molto più di me. Ho detto chi è Santità? Insomma il nostro Signore a questo punto mi ha detto esatto, bravo, e con la mia benedizione ha detto tu lo puoi ringraziare, dice con la mia benedizione quando sei solo ognuno di noi può parlare col Signore e lui risponde sempre alle richieste. Mi sono trovato da solo, effettivamente ho ringraziato il Signore e ho sentito una voce che mi ha detto non devi ringraziare me, devi ringraziare una persona che conta molto più di me. Silvio, grazie. Io sono grato, grazie, ho dato una catena che, grazie mille, e quindi la Costituzione.